terza vittoria consecutiva, seconda di fila interna per la Dolomiti Energia, che piega 77 a 75 la Sidigas e termina la regular season a 36 punti, in quarta posizione. Si interrompe a 4 incontri la striscia positiva di Avellino, che resta a quota 38 in graduatoria e chiude sul terzo gradino. Molto positivo l'approccio di Sutton e i padroni di casa si portano su più 11 dopo 9 minuti. L'Aquila è quasi perfetta da oltre l'arco e allunga più 12. Thomas, Lunen, Green e Obassohan guidano la reazione dei campani, che rientrano a meno 3 al 17esimo. Risposta di Gomez, 46 a 34 all'intervallo. Nella ripresa Logan, Thomas, Ragland e Randolph inseriscono il turbo, parziale di 27 a 7 in 10 minuti, che vale il più 8 scandone al 30esimo. Sutton e Kraft non ci stanno e la Dolomiti Energia impatta al 39esimo. Nel finale, decisivi i liberi del definitivo sorpasso di Hogg, 11 su 22 da 3 e più 11 al rimbalzo per i padroni di casa, contro il 14 su 36 degli avversari, 22 con 5 su 8 da 2, 4 su 6 nelle triple, 14 palloni catturati, 8 falli subiti e 31 di valutazione per Sutton, 15 per Gomez, 12 palloni arpionati da Hogg. Dall'altro lato, ventello per Logan, con 4 su 7 dalla grandissima distanza e 5 falli subiti, 15 per Thomas, 14 e 9 rimbalzi per Ragland.